E ora ci addentriamo nell'isola che non vedi. Percorsi, natura, storia, vita. A cura di Maiorca Trekking. Buongiorno e buon venerdì da parte di Sergio di Maiorca Trekking a tutti gli ascoltatori di Italiana, dove ci ritroviamo come ogni settimana per un nuovo appuntamento dell'Isola che non vedi, la vostra pillola settimanale per conoscere meglio la nostra piccola perla del Mediterraneo. Oggi riprendiamo il discorso iniziato la scorsa settimana nella nostra precedente puntata in cui abbiamo parlato della presenza templare qui a Maiorca. Se ci avete seguito 7 giorni fa abbiamo ripercorso insieme un po' la storia dell'ordine dei monaci guerrieri più famosi al mondo, partendo dalla loro fondazione fino al loro declino, ad opera del re francese Filippo il Bello, che desideroso di impossessarsi di tutte le ricchezze del ricchissimo ordine templare, decise di processarli tutti per eresia portandoli a rogo. Abbiamo anche parlato di come e perché i templari sbarcarono sull'isola e di come siano stati ampiamente ricompensati per la loro partecipazione militare alla campagna di riconquista cristiana di Maiorca, ottenendo un'infinità di possedimenti, terre, orti e frutteti che per molti anni rimasero nelle loro mani. Al di là di queste proprietà, però, i templari hanno lasciato sull'isola anche tracce più o meno evidenti del loro culto esoterico, su cui per secoli si sono scritti fiumi di parole. Fondatori della massoneria, ordine eretico, custodi del Santo Graal, possessori di un favoloso tesoro, su di loro veramente si è detto di tutto e di più. E quello che faremo oggi è cercare di capire un po' più a fondo questo strano culto templare attraverso alcuni luoghi emblematici di Maiorca. E partiamo dunque alla scoperta dei principali luoghi templari dell'isola, siti che ancora oggi, a distanza di secoli, sono oggetto di studio per la presenza di alcuni simboli occulti. Uno dei luoghi templari più enigmatici è senza dubbio la Cueva della Madre de Dios, una grotta artificiale scavata al lato di Playa del Mago, una delle spiagge più conosciute di Maiorca. Chiunque in estate vada in questa cala sarà sicuramente entrato in questa cavità enorme e ben visibile, facilmente raggiungibile dalla spiaggia. E tutti coloro che vi sono entrati avranno sicuramente notato uno stranissimo altare circondato da altrettanti stranissimi simboli senza senso. Ciò che in realtà circonda quell'altare inciso nella roccia è una vera e propria summa del sapere occulto templare e si trova proprio sotto il nostro naso. Cosa dobbiamo dunque notare se mai ci trovassimo dinanzi a questa struttura? Prima di tutto la base dell'altare, dove è presente un'incisione ovale a forma di calice, quasi come a richiamare il Santo Graal, che la leggenda vuole custodito proprio dai templari. Altro elemento sono i fiori a 6 petali che circondano l'esterno dell'altare, associati dagli studiosi al cosiddetto fiore della vita, un antichissimo simbolo in cui ogni petalo corrisponde ad un giorno della creazione, rappresentando così l'intera struttura del creato. Attorno ai fiori a 6 petali troviamo una serie di strani cerchi con dei raggi interni. Ebbene, rappresentano le ruote templari, un simbolo esoterico in cui il punto centrale rappresentava per i templari l'origine di tutte le cose, il punto immobile dal quale, per emanazione divina, far partire i vari raggi che irradiavano la vita nell'universo. Ma se aguzziamo la vista, noteremo che i raggi delle ruote sono lievemente curvati, a rappresentazione di un movimento rotatorio nello spazio grazie al quale si generano le forze cosmiche della creazione. Andando più in su con lo sguardo, noteremo che subito sopra l'altare sono presenti un sole e una luna, due simboli chiave dell'architettura templare a rappresentazione del concetto di dualità. Per i templari, infatti, il sole è il simbolo del principio attivo, della luce che illumina le tenebre e dà impulso alla vita, mentre la luna, che riceve e riflette la luce del sole, rappresenta il principio passivo femminile, che riceve la vita. Nell'ottica templare, tali simboli davano vita alla cosiddetta coincidenza oppositorum, ossia ad un'unione sacra tra gli opposti per eccellenza, tra la notte e il giorno, il nero ed il bianco, e perché no, tra l'essenza del monaco e l'essenza del guerriero, tipica proprio dei cavalieri templari. Inoltre, i raggi che si irradiano dal sole sono 9, ed il numero non è casuale. Il numero 9, infatti, è il numero che ritroviamo con più frequenza nella tradizione numerologica templare, perché il numero perfetto e sacro risultante dalla moltiplicazione del numero della Trinità per se stessa. 9 si dice che fossero i cavalieri che composero il primo nucleo dei templari. 9 furono gli anni che precedettero il riconoscimento dell'ordine. 9 era il numero che componeva il Gran Consiglio dell'ordine. In astrologia, il pianeta corrispondente al numero 9 è Marte, il dio della guerra, guerra tanto cara ai monaci guerrieri. Strana coincidenza quindi che siano proprio 9 i raggi solari, no? Ma non è finita qui. Se saliamo con lo sguardo al vertice dell'altare, compare la scritta IHS, antico simbolo usato come abbreviazione del nome di Gesù, o come sigla. IHS stava infatti per Jesus Hominum Salvator, cioè Gesù Salvatore degli uomini. E in alcuni ambienti occultistici è addirittura diffusa l'idea secondo cui IHS sarebbe addirittura il tetragramma, ovvero il sacro nome di Dio per gli ebrei, talmente sacro da non poter essere nemmeno pronunciato, ma solo scritto. Siamo nella cueva della Madre de Dios a Playa del Mago e il simbolo più inquietante di tutto l'altare che abbiamo dinanzi è una faccia barbuta che ci osserva.
Il suo valore simbolico è molto discusso. Sembra però che i Templari adorassero un idolo misterioso di nome Baphomet, cui dovevano rendere omaggio una volta iniziata all'ordine, il cui nome deriverebbe dal termine arabo Abu Fiamet, ossia padre della conoscenza. E proprio la presenza del Baphomet in vari siti templari fu utilizzata dagli inquisitori francesi per raggiungere l'idolatria alle altre infamanti accuse nei confronti dell'ordine, motivo per cui per molti anni gli studiosi hanno creduto che il Baphomet fosse una sorta di idolo pagano o un demone con una testa caprina molto simile a quella con cui veniva rappresentato Satana. Una nuova ipotesi, che però recentemente alcuni studiosi hanno formulato, prevede che il Baphomet fosse in realtà la rappresentazione del volto della Sacra Sindone. Nel 1945, a Templecombe, una delle numerose roccaforti templari inglesi, fu trovata una tavoletta con incisa l'immagine di un uomo barbuto, molto simile a quella del nostro altare maiorchino e molto simile a quella della Sindone. Certo è che, nonostante il mistero che ammanta Baphomet, esso si ritrova in moltissime antiche roccaforti templari. La cueva della Madre de Dios non è l'unico luogo templare ben in vista a Maiorca. Uno si trova in pieno centro a Palma ed è l'edificio noto come El Temple, situato vicino a Porta des Camps, e che faceva parte in realtà di un recinto di mura che fu costruito per difendere l'area più debole della fortificazione della città, in modo che per entrare a Palma si dovesse attraversare prima un cancello, poi un recinto rettangolare con torri ed una seconda porta, che è quella che possiamo attualmente vedere in Carrer del Temple. Questo edificio bianco, perfettamente riconoscibile fra i palazzi più moderni della via, era il quartier generale dei Templari sull'isola e si trovava proprio al centro di un intero quartiere, ancora oggi conosciuto dai maiorchini come Partita Templi, ossia la zona del Tempio. Ma ancora più incredibile è un altro luogo templare, conosciuto oggi come la Cueva de San Martí, situata nelle vicinanze di Poyenza. È un posto sorprendente perché la sua disposizione non è orizzontale come la Cueva della Madre de Dios, ma verticale, come se un cono vulcanico emergesse dalle viscere della terra. Sulle pareti laterali ci sono spazi scavati dai templari nella roccia e non mancano graffiti il cui significato non è ancora stato decifrato a distanza di secoli. Alcuni sono legati al mare, visto che la costa non è molto lontana, e non sarebbe sorprendente pensare che a quei tempi i templari raggiungessero la costa grazie a dei tunnel sotterranei direttamente da questa grotta santuario. All'interno della stessa città di Poyenza ci sono ancora numerose testimonianze lasciate dai templari. Una di queste è la casa in cui il capo dell'ordine a Maiorca stabilì la sua residenza, situata all'angolo fra Calle Colón e Calle del Temple. Anche la casa di Saigua, o quella di Sombra, sempre a Poyenza, erano dei templari, mentre a pochi metri dalle due case si trova la chiesa di Santa Maria de los Ángeles, che era il convento dei templari in città. E per finire, templare era anche il Calvario di Maiorca, situato proprio in cima al cosiddetto Puig del Temple, il cui percorso di ascesa era per i monaci guerrieri un viaggio catartico verso la totale purificazione dell'anima. E con la puntata di oggi siamo arrivati alla fine del nostro percorso alla scoperta dei luoghi legati ai cavalieri templari a Maiorca. In realtà esistono tanti altri siti che richiamano la presenza dell'ordine sull'isola, anche se noi ci siamo concentrati solo sui più importanti, ma sicuramente ci ritroveremo a parlare di loro in altre puntate dell'Isola che non vedi, visto la loro massiccia presenza a Maiorca. Vi ricordo che come sempre potete riascoltare tutti i nostri racconti anche sul sito di Italiana FM attraverso i nostri podcast, o potete connettervi alla pagina Facebook Maiorca Trekking l'Isola che non vedi per saperne di più e scoprire tante altre curiosità legate alla nostra splendida isola. Sulla nostra pagina troverete anche il folto calendario di escursioni fino a luglio 2021, ovviamente sempre con posti limitati nel pieno rispetto delle attuali normative anti-Covid. Per qualunque informazione vi invitiamo dunque a scriverci via Messenger o via WhatsApp ai numeri che potete trovare sempre sulla nostra pagina Facebook o sul nostro profilo Instagram Maiorca Trekking Project. Sappiamo che il periodo è delicato, ma noi continueremo ad essere super operativi per continuare ad offrirvi la possibilità di poter vivere la vostra isola e scoprire tutte le sue meraviglie come sempre. Un saluto da Sergio e a venerdì prossimo. L'isola che non vedi. Percorsi, natura, storia, vita. A cura di Maiorca Trekking.